I principi che ci poniamo, gli principi e obiettivi insieme sono quelli di favorire l'agricoltura multifattoriale, basata sul collegamento alla terra, alle piante e agli animali, alla conservazione e al rinnovo dell'humus. Sappiamo che l'humus è una sostanza organica nel suolo capace di sequestrare il carbonio atmosferico e trasformarlo in carbonio organico, modifica la struttura del suolo ed è un aspetto che riguarda tutti. Gestire con più efficacia l'acqua e le energie fossili, per cui promuovere le energie rinnovabili. Proteggere la biosfera direttamente o indirettamente, ricorrendo appunto a mezzi e tecniche utili a ridurre le emissioni di gas serra. Prevenire lo studio degli OGM. Noi non crediamo negli OGM, nel senso che si va ormai dimostrando che anche gli OGM perdono di efficacia a breve. Gli OGM sono una proprietà. Sono dei brevetti, sono proprietà di alcune persone, mentre noi siamo per la condivisione delle sementi. E poi si mira a garantire la qualità nutrizionale di prodotti, di alimenti, che siano per gli esseri umani o per gli animali. E nella carta si pone anche l'accento sull'incoraggiamento, l'incoraggiamento e sul progresso, sull'innovazione tecnica e tecnologica. Gli biologici non sono assolutamente degli oscurantisti, vuol dire tutti, quasi diciamo tutti, per dire tanti agricoltori sono loro stessi ricercatori, sperimentano, hanno bisogno di essere insieme per sperimentare e di scambiare tutto quello che di positivo si riesce a produrre dalla ricerca dell'individuo e dei piccoli gruppi.